Ecco il topinambur del mio orto. Bene, il peso medio del topinambur, diciamo sugli 80 grammi. Però ho avuto modo di riscontrare che c'è del topinambur che supera anche i 350 grammi al mio orto. Questo oggi croce dovrebbe fare 120 grammi. Benissimo, passiamo ai benefici del topinambur. Il topinambur abbassa il colesterolo grazie all'inulina, che è una fibra alimentare che ha la capacità di ridurre l'assorbimento intestinale del colesterolo cattivo LDL e degli zuccheri, e quindi utile sia per prevenire le malattie cardiovascolari, sia per chi soffre di glicemia alta o di diabete. Quindi dà un senso di sazietà, grazie all'inulina, regala un senso di sazietà, si prolunga nel tempo. Il topinambur è un alleato indispensabile durante le diete dimagranti e per il controllo del peso, in particolare se associato a molta acqua, aiuta a regolarizzare l'intestino e a sgonfiare la pancia. Oltre a ciò, è diuretico e contrasta la ritenzione idrica e la cellulite, grazie allo scarso contenuto in sodio, 4 grammi, no, 4 mg. Il topinambur stimola il sistema immunitario, contiene l'arginina, un amminoacido che agisce sull'attività dell'apparato linfoide intestinale, e di conseguenza stimola il sistema immunitario. Il topinambur è utile contro la stitichezza, è un alimento ricco di fibre alimentari, 2,7 grammi per 100 grammi. Poi contiene fibre solubili, fibre insolubili. Le fibre alimentari sono una fonte inesauribile di salute, favoriscono la digestione e il corretto funzionamento dell'intestino, oltre a contribuire a regolare presenza di zucchero e colesterolo nel sangue. Vediamo un po' la proprietà nutrizionale del topinambur. È fonte di zuccheri, sali minerali e fibre. Il topinambur è un tubero digestivo e tonico. Non contiene glucosio, ma fruttosio, uno zucchero, monosaccaride solubile in acqua. Sempre grazie all'inulina, sostanza definita prebiotica, consumare questo tubero può aiutare a riequilibrare il tuo intestino, favorendo la crescita di batteri utili a risolvere i problemi di stitichezza, ma anche a ridurre la formazione di gas intestinali. Nel topinambur sono presenti anche le vitamine A, B, C e E. Il topinambur ha proprietà digestive, stimola la produzione dei succhi gastrici e incrementa i lattobacilli. È protettivo per il fegato ed è disinfettante intestinale, particolarmente utile in caso di stati infiammatori, stress e stanchezza. Il topinambur non contiene glutine e per questo motivo può essere consumato da chi soffre di celiachia o sensibilità al glutine.
Interessante l'uso in cucina di questo tubero sotto forma di farina alimentare. Aggiungiamo ancora, il topinambur è una vera miniera naturale di potassio. Contiene 429 mg ogni 100 grammi, che rappresenta il minerale più presente nelle cellule umane e che svolge funzioni essenziali, come la trasmissione degli impulsi nervosi, il controllo delle contrazioni muscolari e della pressione. Non solo, consente anche la corretta secrezione acida dello stomaco e aiuta a regolare il pH del sangue. Il topinambur contiene più potassio della banana ed è inoltre ricco di altri minerali essenziali per la salute dell'organismo: magnesio, fosforo, ferro e zinco. Quindi, beh, sono fortunato ad avere il terreno e ad aver seminato il topinambur. Eccolo qui. Quindi si può mangiare sia crudo che cotto, e io ci faccio anche gli imbuti. Col topinambur lo possiamo mangiare in molti modi, ci sono tante ricette. Si può cucinare con insalata di topinambur, scarola e gorgonzola. Vabbè, le ricette sono tante ed sì. Poi che ci facciamo? Sempre col topinambur. Si può mangiare cotto, crudo, fritto, ridotto in purea. Sono tantissimi modi per cucinare il topinambur. È un tubero dalle innumerevoli risorse. Lo sapevate che è privo di glutine e quindi adatto per la dieta dei celiaci. È indicato per chi soffre di diabete perché ha la proprietà di abbassare il livello di assorbimento da parte dell'intestino degli zuccheri e del colesterolo. Inoltre è ricco di vitamina A e B. Per cucinarlo ci sono tanti modi. Le ricette sono infinite. L'importante è cucinarlo.